Sono Matteo, libraio alla Libreria Sapere Ubic di Senigallia, corso 2 giugno 52, siamo a metà corso, immagino che tra andare e venire nelle vostre passeggiate l'abbiate incontrata la nostra libreria. Per la rubrica dei Book Advisor, oggi sarò il vostro Book Advisor con qualche consiglio per le letture per quest'estate magari o per quando ne sentite il bisogno. E volevo cominciare da un romanzo che ci ha colpito tantissimo, un romanzo di una giovane autrice nigeriana, Abida Re, La ladra di parole. La storia di rivalsa di questa ragazzina che da un piccolo villaggio della Nigeria fugge per cercare una vita diversa, una vita migliore, lontana da un padre padrone e da una realtà che le sta molto molto stretta. E lo fa grazie proprio alla parola, che è l'ultimo regalo che sua madre le ha lasciato, dandole la possibilità di andare a scuola in un contesto dove purtroppo è molto difficile trovare vie di fuga attraverso appunto lo studio, la scuola, e lei piano piano in questa sua grande avventura riesce in questa impresa. E due motivi per leggere questo romanzo sono sicuramente la sua scrittura, perché lei è riuscita a raccontare questa storia proprio come se fosse la ragazzina a raccontarlo, con una voce solo all'apparenza molto semplice, ma che sembra quasi di leggere una fiaba, ma che dentro ha veramente una potenza, una forza di una storia meravigliosa. E poi perché storie così fanno veramente bene, aiutano nei momenti difficili e sono in grado anche di farci capire come tante realtà diverse dalla nostra poi presentino delle difficoltà e dei momenti talmente difficili che forse possono darci la speranza di riuscire dove vediamo impossibile farlo.